Sono Peter Cardone e con Mitiche Stelle indagheremo il rapporto tra l'uomo e le stelle, fino a risalire all'origine dei miti, in una sorta di mitologia comparata tra gli antichi popoli che abitavano il mondo. In questo podcast, il numero 8, continueremo a parlare dell'Orsa Maggiore e dell'asterismo del Grande Carro nei miti dei popoli del mondo. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza. Bentornati su Mitiche Stelle. Lasciamo i greci e gli arabi, che ci hanno raccontato come vedevano in cielo l'Orsa Maggiore e il Grande Carro, e bussiamo alle porte del tempo e dello spazio per sbirciare nella mitologia dei popoli del resto del mondo. L'area di cielo comprendente l'Orsa Maggiore ed altre costellazioni di origine greca, come il dragone e la giraffa, conteneva per i cinesi una varietà di simboli che non ha rivali nelle mitologie del resto del mondo. Essi in questa zona vedevano di tutto. Di certo anch'essi vedevano un carro e un aratro, e lo chiamavano Pi Tou. Il carro aveva il compito di portare in cielo l'anima dell'imperatore. Le sette stelle più luminose erano considerati come i sette reggitori che presiedevano gli influssi astronomici. Ognuna delle sette stelle che abbiamo conosciuto nel podcast precedente, che vi invito a scaricare ed ascoltare se ancora non l'aveste fatto, aveva il proprio nome. Alfa, Dube era Tian-su, il perno del cielo. Beta, Merak era Tian-xuan, la giada rotante del cielo. Gamma, Fecta era Tian-ji, la perla splendente del cielo. Delta, Megrez, era Tian-quan, l'equilibrio celeste. Epsilon, Alioth, era Yu-heng, tubo di avvistamento di giada. Zeta, Mizar, era Kai Yang, la pripista del caldo, ovvero una specie di regolatore delle stagioni, ed Eta, Al-Kaid, era Yao Wang, luce scintillante. Un'ottava stella, Fu, era chiamata l'assistente dell'imperatore o il primo ministro, ma c'è un po' di confusione su quale sia la stella. La maggior parte delle interpretazioni chiama in causa Alcor, la compagna di Mizar. Vi era una prigione per i nobili, simboleggiata da un anello di sei stelle attorno a Merak. Questa prigione, chiamata Tian Lao, era retta da un giudice, Tian Li, che era rappresentato all'interno della ciotola del Grande Carro da quattro stelle. I cinesi avevano anche una prigione celeste per i cittadini comuni, ma questa era posta al di fuori dei confini dell'Orsa Maggiore, sebbene nelle vicinanze, nella costellazione della Corona Boreale. In questa visione urbanistica del cielo, se così vogliamo dire, poteva mancare il centro amministrativo, il governo celeste in cui si affaccendavano ufficiali a far da spola tra i vari dipartimenti? La domanda è retorica e la risposta ovviamente è no, poiché vi è un arco di stelle tra le zampe anteriori dell'orsa e la testa che i cinesi chiamavano Wen Chang. A nord di questo asterismo vi erano tre stelle, i San Shi o San Gong, i tre tutori, mentre un gruppo di sei stelle erano i cosiddetti Neijie, gli scalini interni, che permettevano il passaggio dal governo centrale al Palazzo Viola o Palazzo Centrale, ciò che i cinesi vedevano nella regione intorno al Polo Nord Celeste. Questo palazzo era circondato da un muro, il recinto Viola Proibito, che occupava l'area più settentrionale del cielo notturno. Dal punto di vista degli antichi cinesi, il recinto Viola Proibito si trova nel mezzo del cielo ed è circondato da tutte le altre stelle delle costellazioni vicini e comprende costellazioni greche Orsa Minore, Dragone, Giraffa, Cefeo, Cassiopea, Auriga, Boote, parti dell'Orsa Maggiore, Cani da Caccia, Leone Minore ed Ercole, praticamente tutte. A sud della Conca del Carro, poi, vi erano due stelle singole, Tai Yang Shu, Guardia del Sole, solitamente identificato come Chi Urse Maioris, e Taizun, la stella Psi Urse Maioris, che rappresentavano i parenti reali o gli antenati. Infine, le tre coppie di stelle che abbiamo conosciuto nel precedente podcast a proposito della mitologia araba, quelle che formano l'asterismo del Salto della Gazzella, erano note in Cina come San Tai, i tre gradini che portavano al centro amministrativo Wenchang, o ancora i gradini che permettevano all'imperatore di viaggiare tra la terra e il cielo, letteralmente tre passi verso il paradiso. Nella vicina Corea del Sud, l'asterismo del Grande Carro è conosciuto come Chilseong, le sette stelle del nord.
La loro origine si fa risalire al mito secondo cui una vedova con 7 figli trovò conforto con un vedovo. Per raggiungere la casa dell'uomo era però necessario guadare un fiume. I 7 figli, solidali con la madre, posarono pietre nel fiume e la loro madre, non sapendo chi avesse posato le pietre al loro posto, li benedisse e una volta morti divennero l'asterismo chiamato appunto Chilseong. Attualmente in Corea del Sud questo asterismo viene correlato alla festa buddista di Chilseok, il 7° giorno del 7° mese, di cui abbiamo già parlato a proposito delle leggende relative al triangolo estivo. Le leggende coreane raccontano infatti che le 6 stelle del carro meridionale, Namdo-yuk-seong, il Sagittario, e le 7 stelle del carro settentrionale furono usate da Gyeonu, Altair, il guardiano dei buoi della leggenda cinese, e dai bambini per raccogliere l'acqua di Eunasu, il fiume d'argento, che è associato ai riti della pioggia e che nel mito cinese separava quest'ultimo da Vega, la principessa tessitrice. È possibile ipotizzare che le narrazioni sviluppate separatamente sulle 7 stelle siano state combinate con la leggenda di Gyeonu, il guardiano dei buoi, e di Jigneo, la principessa tessitrice, per formare il concetto alla base del rito folcloristico della pioggia, che è stato ulteriormente sviluppato con la diffusione dei rituali buddisti nella festa di Chilseok. Nella mitologia indiana, le 7 stelle centrali del grande carro che formano la ciotola sono indicati come Saptarshi, che letteralmente significa 7, Sapta, saggi, Rishi. Non ve li pronuncio, per noi occidentali ci vuole almeno un po' di allenamento, ma voi fidatevi, erano 7 saggi ed ognuno dava il nome ad una delle 7 stelle dell'asterismo del grande carro. Il mito vuole però che il dio del fuoco Agni desiderasse ognuna delle mogli dei 7 saggi e voleva sedurle. C'era però, come in ogni torbida storia di tradimento che si rispetti, l'altra, una ninfa, una dea minore, che voleva a tutti i costi Agni. Si trasformò quindi in 6 delle 7 mogli degli Saptarshi e giacque 6 volte con Agni. A quel punto, gli stessi Saptarshi divennero dubbiosi sulla castità e fedeltà delle loro mogli e alla fine divorziarono. 6 delle 7 mogli formarono le Pleiadi, mentre solo Arundhati, la moglie di Vasishta, faccio un'eccezione perché in questa storia se la meritano, rimase a lui fedele e la coppia è ancora oggi visibile nella doppia Mizaralkor di cui abbiamo parlato nel podcast precedente. Cambiamo scenario e dirigiamoci verso l'Australia. Qui l'orsa maggiore è visibile solo nelle regioni settentrionali e anche molto bassa sull'orizzonte. Le tribù isolane dello stretto di Torres, il gruppo indigeno chiamato Meriam, dividevano l'anno in 4 stagioni, Surlal, Raz, Kuki e Aibaud. Nella prima stagione, che è più o meno data dalla metà di ottobre alla fine di novembre, domina Baidam o Beizam, a seconda di quale gruppo di isole dello stretto si considerano, le occidentali o le orientali. Questa, la costellazione dello squalo, era costituita dalle 7 stelle del nostro grande carro, più le stelle Arturo della costellazione del Boote e la stella Gamma della costellazione della Corona Boreale. Si racconta che 4 ragazze catturarono uno squalo e lo uccisero, trascinandolo poi oltre la barriera corallina e gettandolo in mare, il che spiega perché sia così bassa sull'orizzonte, sfiorando quasi l'oceano. Quando la sera appare Baidam, lo squalo celeste, è giunto il momento per gli isolani dello stretto di Torres di piantare canne da zucchero, patate dolci e banani, e se il naso di Baidam tocca l'orizzonte subito dopo il tramonto, è il segnale di stare fuori dall'acqua perché è inizio la stagione degli squali. I popoli dello stretto di Torres, inoltre, hanno osservato attentamente lo scintillare della luce delle stelle, traendone indicazioni sul tempo che farà, poiché lo scintillio dipende, in ultima istanza, dalla turbolenza atmosferica. Infine, questi popoli, come tutti i polinesiani e i micronesiani, sono eccellenti navigatori ed hanno imparato a utilizzare Dub e Merak come indicatori del nord. La polare non è infatti visibile a queste latitudini. Tra i Vailvun del nord del Nuovo Galles del Sud, le stelle Fecda e Merak, Gamma e Beta, le uniche stelle luminose dell'Orsa Maggiore visibili a queste latitudini, sono note come Ngungu, i gufi bianchi, proprio perché sono bassissimi e si muovono, per così dire, sotto i rami degli alberi, proprio come i gufi. Lasciamo l'Australia e dirigiamoci prima verso est e poi verso nord, in direzione del continente nordamericano. Tocchiamo prima Tahiti, nella Polinesia francese, in cui la stella polare Dub, l'alfa della costellazione dell'Orsa Maggiore, divengono 2 dei 10 pilastri del cielo, ad opere di Taaroa, il creatore, e Tu, il grande artigiano, che innalzarono la parte esterna del guscio Rumia per creare lo spazio, personificato dallo spirito Atea. Dalle Hawaii, e ci siamo spostati verso nord,
è possibile osservare entrambi i poli celesti, Okupaa, la stella polare, e Anayakamalama, la croce del sud. La lunga linea che unisce i due poli, Iwi Guamo, veniva vista come la spina dorsale di una lucertola, che è anche metafora genealogica in cui ogni vertebra rappresenta una generazione. Questa segue la costellazione hawaiana chiamata Kekaomakalii, una costellazione di 5 splendenti stelle, Capella e Beta Aurighe, Castore e Polluce dei nostri gemelli e Sirio del nostro cane maggiore ai piedi di Orione. Questa costellazione, che ha la forma di un arco e viene vista dagli hawaiani come una coppa, sorge come tutte ad est e tramonta ad ovest e sembra quindi riversare il suo contenuto nell'oceano. Nel nostro tempo, che è una frazione infinitesima di un ciclo precessionale, il polo nord è indicato dalla polare, da Okupaa, che appare immobile nel cielo e ha tanti sinonimi per indicare questa sua peculiare condizione. L'eterna, colei che sta perpendicolarmente, la fissa, ed accompagnata dalla stella Olopuni, che gira, che si muove intorno, che rappresenta Kokab, la beta dell'orsa minore. Fortemente correlata alla polare e all'orsa minore è, come abbiamo ormai imparato, l'asterismo delle sette, qui conosciuto come Na-Iku, in cui le stelle non hanno nomi ma numeri, 7-1, 7-2, 7-3 e così via. 7-1 e 7-2 indicano la polare, mentre 7-5, 7-6 e 7 fine, appunto sono finite, indicano con il loro arco la stella Oculea, la stella della gioia, che è la nostra gigante arancione Arturo, l'alfa della costellazione del Boote, un faro celeste che segna la destinazione settentrionale nei lunghi viaggi dalle Marchese e da Tahiti fino alle Hawaii, come stella zenitale. E veniamo finalmente al continente nordamericano, dove sono frequenti i miti che associano l'Orsa Maggiore, o ancora una volta l'asterismo del Grande Carro, ad una caccia cosmica. Un mito comune delle tribù algonchine che abitavano la zona nord-est degli Stati Uniti e sud-est del Canada riguarda la storia di un orso, rappresentato dalle 4 stelle del quadrato del carro, inseguita da ben 7 cacciatori. La caccia è un po' una metafora dello scorrere delle stagioni, un racconto destinato ad imprimere nella memoria alcuni passaggi chiave che collegano la posizione delle stelle con i cambiamenti della natura e del clima. Nella tarda primavera, un grande orso, il quadrilatero del Grande Carro, si sveglia ed esce dalla sua tana, nella costellazione della Corona Boreale, e sa che dovrà procurarsi da mangiare. Nella tarda primavera, un piccolo cacciatore, Chickadee, dal nome di un piccolo uccello nordamericano, rappresentato in questa metafora celeste dalla piccola stella Mizar, si sveglia e sa che dovrà procurarsi da mangiare. Ora, non importa che tu sia un orso o un cacciatore, devi mangiare. E Chickadee è talmente ottimista che si porta già presso la pentola. Ricordate? Mizar ha una piccola compagna, Alcor, che in questo mito è appunto la pentola. Chickadee vede l'orso e, fatti a mente due rapidi conti, lui tanto piccolo, orso tanto grande, decide saggiamente di chiamare rinforzi. Il gruppo di 7 affamati cacciatori comincia a inseguire l'orso lungo l'orizzonte settentrionale per mesi, per tutta l'estate, e man mano che si va verso l'autunno, alcuni cacciatori, i più lontani, cominciano a perdere la pista e a scomparire. Le stelle non circumpolari, infatti, cominciano a tramontare. La prima stella cacciatore a lasciare la caccia è Gufo, la stella Arturo, poi la ghiandaia blu, Mufrid, Eta Botis, quindi Sauet, un uccellino con la testa ornata da pelle rosse, che è rappresentato da Izar, Epsilon Botis, infine Piccione, Aris, Gamma Botis. Restano quindi solo le 3 stelle della coda del Grande Carro, Chickadee, Mizar, Petti Rosso, Aliot, stella delle nuance rossastre, e Uccello Alce, Alcaid, l'ultima stella del timone. A metà autunno parte l'attacco. I cacciatori provano a colpire l'orso e questo si alza sulle zampe posteriori per difendersi e contrattaccare, ma Petti Rosso, che è più vicino, la centra con una freccia. Dall'orso ferito sgorga del sangue che ricopre completamente l'uccello cacciatore, che per ripulirsi vola alto nel cielo scrollandosi il sangue di dosso. Questo sangue, cadendo verso il basso, colora di rosso le foglie delle foreste d'acero. Riesce quasi a ripulirsi del tutto, ma gli resta per sempre una macchia rossa sul petto. L'orso, ferito a morte, cade all'indietro sulla schiena, nella posizione in cui si ritrova in inverno, e Chickadee raggiunge Petti Rosso con la sua pentola. I due cominciano a tagliare l'orso ed accendere un fuoco per cuocere la carne. Infine arriva anche Uccello Alce e tutti insieme si gustano la carne.
ma non sanno che lo spirito dell'orso è ormai in un altro orso, il letargo nella sua tana, e in primavera si sveglierà per ricominciare la caccia. Gli Irochesi, vicini di casa degli Algonchini, se così possiamo dire, raccontano un mito simile, che si differenzia solo in qualche particolare. C'erano quattro fratelli, i migliori cacciatori, che furono chiamati da un villaggio vicino perché, dopo l'inverno, un orso gigantesco aveva razziato l'accampamento. Visti gli altissimi segni lasciati sugli alberi intorno, si trattava certamente di Niaguahe, un orso magico, il che un tantino li spaventò, ma loro avevano quattro occhi, un cane magico, e avrebbero certamente trovato le tracce dell'orso prima che questo trovasse le loro. Quattr'occhi, infatti, aveva due macchie scure sopra gli occhi e gli permettevano di vedere le piste che nessun altro poteva scoprire. I cacciatori, quindi, partirono per la caccia. Poco dopo, Quattr'occhi alzò la testa dal terreno, felice. Aveva trovato le tracce dell'orso e i quattro cacciatori e il loro cane cominciarono a seguirla. L'orsa scappava velocemente, sradicando gli alberi nel suo percorso, il che la rendeva facile da seguire, e la corsa tra valli e colline proseguì per mesi, fino ad arrivare ad una montagna. Non si persero d'animo e seguirono l'orso lungo tutto il pendio, anche quando il giorno divenne notte e il terreno sotto di loro era scuro. Fu allora che il primo dei cacciatori, il più vicino all'orso, colpì con la sua lancia. Quando gli altri lo raggiunsero, il primo dei cacciatori stava già tagliando la carne sanguigna dell'orso e ne aveva già messo una parte a cuocere, che sfrigolava per il grasso che colava sul fuoco. I cacciatori mangiarono a sazietà, ridendo e raccontandosi della caccia, quando uno di loro guardò verso il basso e urlò di meraviglia. Sotto di loro tante piccole luci indicavano che i cacciatori avevano seguito l'orso fino al cielo. Fu allora che Quattr'occhi indicò ai cacciatori che lì, dove avevano ammucchiato le ossa, l'orso magico stava ritornando in vita e riprendeva a correre. Ma i cacciatori non si persero d'animo. Ingoiato l'ultimo boccone e inforcate le loro lance, ripresero ad inseguire l'orso. Di solito, nelle serate mitiche stelle in cui illustro il cielo e i miti, ripeto questa storia una seconda volta, brevemente, mostrando l'immagine del grande carro che ruota in cielo al mutare delle quattro stagioni. In primavera l'orso, le quattro stelle del quadrilatero, si alza ed esce dalla sua tana, e per tutta la tarda primavera fino all'autunno i cacciatori del loro cane, la piccola evanescente stella Alcor, la inseguono fino a quando il primo non la colpisce con la lancia. L'orsa si inarca e cade di schiena, poi i cacciatori tagliano la carne ed il suo sangue colora di rosso le foglie degli aceri. È l'autunno. Infine i cacciatori la cuociono ed anche il grasso gocciola e colora di bianco le erbe e gli alberi. È l'inverno. Passeranno i giorni e le settimane e l'orsa sarà di nuovo in piedi per ricominciare la caccia, per ricominciare il ciclo delle stagioni. Un altro mito è invece raccontato dagli indiani Wasco. Coyote e il suo gruppo di amici, cinque lupi con il loro cane, camminavano e cacciavano sempre insieme, dividendosi il bottino. Una sera Coyote vide gli altri lupi e il cane seduti a guardare verso il cielo. Egli provò a capire cosa stessero guardando, ma non vedeva niente, così chiese loro, ma nessuno gli rispose. Ogni sera, nei successivi giorni, Coyote chiedeva cosa stessero guardando, ma nessuno volle dirglielo, fino a quando lo fece il lupo più giovane. Gli indicò un punto nel cielo in cui si trovavano due grizzly che però non potevano raggiungere. Coyote allora mostrò loro il modo di arrivare fin lì, raccolse tante frecce e le lanciò ad una. La prima si conficcò nel cielo, la seconda dietro la prima, la terza dietro la seconda e così via, fino a formare una lunga scala che da terra raggiungeva il cielo. Così tutti salirono e si avvicinarono ai grizzly. Non successe nulla. I lupi erano seduti a guardare gli orsi e gli orsi erano seduti a guardare i lupi, ma Coyote non si fidava e ridiscese. Alzando gli occhi e vedendo quella disposizione, Coyote si compiacque e decise di lasciare così le cose, ritirando le frecce e lasciando i cinque lupi e il cane lassù nel cielo. I due grizzly sono le stelle che puntano alla polare, gli altri cinque sono le due stelle del quadrilatero e le tre stelle del timone, quella centrale con il proprio cane. Coyote divertito, prese a sistemare in cielo una gran varietà di stelle a formare svariati disegni e con quelle che gli avanzarono creò una grande via che lo attraversa. A quel punto fu soddisfatto. Prima di lasciarci e darci appuntamento alla settimana prossima, voglio raccontarvi una storia che non è un mito, anzi, rispetto alle narrazioni mitologiche è piuttosto recente, ma probabilmente lo diventerà tra qualche centinaio di anni. È una storia che risale allo schiavismo in America e alle fughe per la libertà che gli schiavi dovevano affrontare a rischio della loro stessa vita.
Non tutti forse conoscono la storia dell'Underground Railroad, anche se si trovano riferimenti già nella Capanna dello zio Tom, pubblicato la prima volta a metà dell'Ottocento. Questa era una ferrovia simbolica, era più una rete di sentieri, di nascondigli, di famiglie compiacenti, nata alla fine del Settecento e che portava gli schiavi dal sud schiavista fino al nord, al Canada per la precisione, che aveva del tutto abolito la schiavitù fin dal 1793. Infatti, non bastava raggiungere gli stati americani del nord, abolizionisti, perché se uno schiavo fosse stato ritrovato qui, andava restituito per diritto di proprietà anche al nord, dove era illegale lo schiavismo, ma non appunto il diritto di proprietà. Un cavillo, insomma, in pieno American style. L'unico modo era appunto arrivare al Canada, ed è stato calcolato che tra i 30.000 e i 100.000 schiavi riuscirono nell'impresa, mentre molti di meno si stabilirono negli stati americani del nord, e una gran parte fu uccisa o catturata e riconsegnata. Ma perché ne parlo? E soprattutto, cosa diamine c'entra con l'Orsa Maggiore? Beh, ne parlo perché forse è uno dei momenti più commoventi nella storia americana. Un movimento trasversale fatto di principi di libertà e grande coraggio, sia da parte degli schiavi, che come detto rischiavano la vita, sia da parte di chi nel nord aiutava questa impresa con provviste di indicazioni, pur rimanendo nascosto in clandestinità, in uno status di vigliaccheria coraggiosa, se così possiamo definirla. Ok, va bene, ma cosa c'entra l'Orsa Maggiore? Gli schiavi, come sapete, per darsi forza e coraggio nelle infinite giornate di lavoro, cantavano delle canzoni tutti insieme, ed è così che sono nati quei canti di sofferenza, ma anche di speranza, che formano il gospel. Una delle canzoni di speranza era Follow the Drinking Gourd, segui la zucca da bere, come si chiamava già in Africa quella sorta di mestolo senza manico usato per bere. Seguire il drinking gourd era seguire il mestolo, l'asterismo del grande carro, la via che portava al nord. Secondo la tradizione, la canzone era usata da un conduttore della Underground Railroad, Peg Leg Joe, gamba di legno Joe, per guidare gli schiavi in fuga. Il testo doveva essere una specie di crittografia elementare per evitare che gli schiavisti scoprissero il percorso verso la libertà. Il testo tradotto recita più o meno così: quando il sole ritorna al primo verso della quaglia, segui il mestolino, perché il vecchio ti aspetta per condurti alla libertà, se segui il mestolino. La riva del fiume è una strada molto buona, gli alberi secchi ti mostreranno la strada, ecco il piede sinistro e la gamba di legno, forza, avanti, segui il mestolino. Il fiume termina tra due colline, segui il mestolino, c'è un altro fiume dall'altra parte, segui il mestolino. Dove l'immenso fiume incontra il piccolo fiume, segui il mestolino, perché il vecchio aspetta per portarti verso la libertà, se segui il mestolino. In primavera, quando il sole risale e si ode il richiamo delle quaglie in cerca di accoppiamento, si deve seguire il mestolino, perché il vecchio Peg Leg Joe condurrà la libertà attraverso dei segni sugli alberi secchi vicino al fiume Tombigbee, un piede sinistro e un punto sulla destra. Le orme appunto di un uomo con la gamba destra di legno. Bisognava risalire fino alle sorgenti, nei pressi del monte Woodall, un monte con due lievi punte, di cui bisognava proseguire a nord verso un grande fiume, il Tennessee, che incontra un piccolo fiume, l'Ohio, vicino alla parte più bassa dello stato dell'Illinois. Qui c'era la libertà. Grazie per aver ascoltato Mitiche Stelle, di e con Peter Cardone. Se ti è piaciuto il nostro podcast e vuoi saperne di più, vai su mitichestelle.it. Se ti è piaciuto proprio tanto tanto e vuoi dar fiducia al nostro progetto, lì troverai il link per offrirci un caffè. Ci aiuterà a stare svegli la notte durante la registrazione del montaggio. Infine, e termino così il Marchetta Time, puoi aiutarci a crescere anche presentando questo podcast alla tua persona del cuore, ai tuoi amici, ai tuoi compagni di scuola, ai tuoi colleghi di lavoro, o lasciandoci una recensione sul tuo canale di podcasting preferito. Per noi è veramente molto importante. Ora ci salutiamo, non senza invitarvi a restare con noi. Giovedì prossimo, nel nono episodio di questa prima serie, chiuderemo il discorso sul grande carro e sulla costellazione che lo ospita, l'Orsa Maggiore, scoprendo tra l'altro perché il mito relativo all'orsa è probabilmente la storia più antica che si racconta su questa terra. Vi aspetto! Lo duca io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, e i primo e io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a risentir le stelle.